Che bello il foliage è una delle cose che io preferisco in natura, queste foglie colorate, rosse, gialle. Che meraviglia. Questo è lo stato attuale della mia giornata. Mi sono svegliato intorno all'una meno un quarto, cioè mi sono alzato dal letto intorno all'una meno un quarto. In realtà io mi sveglio abbastanza presto, intorno alle 8, 7 e mezza, 8. Faccio colazione e poi ritorno a letto. E quindi ho sfogliato un po' il libro che sto leggendo adesso, sempre di John Cheever. Questo qui, che lo scandalo Wapshot. Mi piace molto leggere a letto. Leggo a letto. Oggi particolarmente a lungo, poi interrompo la lettura, mi stiracchio, mi riaddormento un po', magari sogno ancora, mi risveglio, rileggo, insomma, si sono fatte l'una meno un quarto. Una meno un quarto e cosa ho fatto? Mi sono fatto prima un po' di pesi, ma proprio mezz'oretta neanche, ascoltando la musica, Grace Jones, Blondie. E dopo i pesi mi sono fatto senza neanche farmi la doccia me la sono appena fatta. Mi sono fatto delle pennette al pesto, facili, veloci. Devo ancora sparecchiare, lavare tutto. Come sapete, non ho figli, non ho moglie, non ho lavoro, quindi questo è lo stato attuale della mia giornata. Probabilmente adesso rifarò il letto. Metterò a posto, appunto, mi lascio un po' di pesto per stasera, di pennette al pesto per stasera. Pulisco i piatti, lavo qualche cosa, appunto, le posate. Rifaccio il letto, cioè diventerà un divano e poi continuo a leggere. Ah no, poi monterò questo film sullo stato attuale della mia giornata, che non sarà più attuale quando lo vedrete. Ci sarà un altro stato. Insomma, la vita è un po' così, un po' così fluisce. Una serie di stati fluidi. Vedo che il mio ombrello nero è a terra, quindi evidentemente stasera c'è stato del vento. Adesso rifaccio il letto e poi pulisco, lavo i piatti. Sì. Idea, nel senso, prima vado a bermi un caffè giù, saluto il mio amico Agostino, Maria, Luciano. No, ci credete, ho il fiatone, non fumo più, ho il fiatone per rifare il letto. Vi rendete conto come sono messo fisicamente? Ho il fiatone. Cosa
dicevo, ecco sì, e i piatti li lavo dopo appena torno e poi monto questo filmetto che si intitolerà Lo stato attuale della mia giornata. Ecco, questa è la mia vita. Tanto spaventa.